Benvenuti in Cucina da Gioia. Oggi vado a fare la salsa al pomodoro. Vi spiego anche i trucchi che bisogna avere per questa, fare la salsa ben fatta. Se la porrete cipolla, ognuno le mette un po' di discrezione. Io vi do tutta la ricetta che sarà scritta sotto. Ci sarà scritto anche il procedimento. Se volete, mi mettete anche un like, vi iscrivete al mio canale e se proprio vi piace, potete anche condividerla. Ora vi faccio vedere di cosa abbiamo bisogno. Io ho bisogno di un mini pinner, di un cucchiaione, di una pentola. Io dopo questa qua è d'alluminio perché c'ha al fondo alto e spesso e quindi non brucia. Pomodori naturalmente, un bel po' di basilico, che a me piace con molto basilico, sale grosso, qui ho cipolla, scalogno e aglio tutto messo assieme, olio extravergine, il sedano, le carote e un po' di pepe, che questo lo metto sempre alla fine. Come prima cosa andremo a mettere un po' di olio extravergine e andiamo a fare il soffritto di sedano, carote e cipolla. E lo andiamo a rosolare leggermente. Naturalmente il basilico l'ho già lavato, l'ho già pulito, l'ho già tirato via le foglie e va messo alla fine. Praticamente quando la salsa è fredda, altrimenti diventa nero, mi raccomando. Bene, le verdure sono leggermente rosolate. Andiamo a mettere i nostri pomodori. Mettiamo già il nostro sale, mischiamo per bene. Lo lasciamo al massimo fin quando non arriva ancora bene a ebollizione, che comincia ad esserci un po' di acqua sopra. Poi dopo lo spostiamo, lo mettiamo su questo qui o questo qua, proprio piccoli, e lo teniamo a fuoco medio o anche al minimo, perché non deve bollire troppo il pomodoro, altrimenti inacidisce. Bene, come vedete, è arrivato bene a ebollizione. Spegniamo di qua, lo trasferiamo nell'altro, bolle già naturalmente caldo, e lo lasciamo cuocere piano, lentamente. Più o meno si deve ridurre più o meno di tanto così. Tanto che vada via un po' l'acqua, poi dopo metteremo dentro il basilico, frulleremo tutto e poi lo andiamo a conservare. Ci vediamo più tardi. Bene, come vedete la salsa al pomodoro è pronta, vedete come si è ridotta a fuoco lento, ha circa cotto quasi 3 ore, anche 4. Aggiungiamo il pepe, naturalmente è ancora calda ma non eccessivamente, una cosa giusta. Non è bollente, gli mettiamo il basilico, magari di questa cosa qui, magari non gliene metto tutto, gliene metto solo la metà. E andiamo a frullare il tutto. Bene, la salsa è pronta, adesso la andiamo a assaggiare di sapore per vedere se bisogna ancora aggiungere sale e pepe. Bene, le salse sono pronte, questo qui è un contenitore per il congelatore. Qui la terrò per fare una pasta asciutta, un risotto o cosa mi serve. Questo qui invece lo terrò praticamente in dispensa. Però il vetro e il tappo vanno comunque sterilizzati a vapore o comunque in acqua bollente. Una volta fatto questo procedimento qua, lo si deve sterilizzare a bagnomaria in acqua bollente immerso dentro nell'acqua. Bene, per oggi il nostro video è finito e ci vediamo alla prossima ricetta.